Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Quarantena in questo 18 febbraio 2021. Buongiorno e ufficialmente o almeno parzialmente benvenuto nell'era Draghi. Ebbene sì, perché la votazione al Senato si è conclusa ieri sera all'incirca verso mezzanotte. Il Senato ha votato a favore della fiducia di Draghi, come già sapevamo, sospettavamo, come già ci avevano pronosticato su tutti i giornali, con 262 voti favorevoli, con alcuni la maggior parte dei voti contrari sono stati prevalentemente dei Fratelli d'Italia, qualche astenuto dei 5 Stelle e anche voti contrari da alcuni dei 5 Stelle e da alcuni fuoriusciti. La fiducia quindi in Senato è stata data e oggi invece Draghi e la sua nuova compagine di governo invece si recheranno alla Camera per avere conferma del mandato. È stata quindi la prima volta dopo il discorso al Quirinale che finalmente tutti noi abbiamo potuto sentire il discorso di Draghi, o comunque questo accenno programmatico di Draghi e anche gli stessi senatori e senatrici che hanno votato la fiducia a questo governo. È la prima volta che sentivano diciamo così, la loro stessa agenda programmatica, quindi è stato un primo ascolto non soltanto per noi. Avremo già sentito durante la giornata di ieri quali sono state le diverse affermazioni che Draghi ha portato avanti, naturalmente con obiettivo quello del combattere la pandemia, la nuova ricostruzione, come se ci trovassimo appunto in questo dopoguerra, sempre la metafora del post bellica che continua a imperversare nei nostri dibattiti politici, proprio per dare quella connotazione di deresponsabilizzazione rispetto ad un modello e a delle scelte politiche che nel corso del tempo sono state fatte. È stato posto un accenno sulla questione femminile, d'altronde non poteva essere diversamente, considerando il tasso di disoccupazione della popolazione italiana che prevalentemente si abbatte sulle figure femminili. È stato fatto anche all'interno di questo discorso, è durato all'incirca un'ora, naturalmente un capitolo sul Recovery Fund, che è un progetto che va messo ancora in opera e che dovrà essere consegnato quanto più velocemente possibile per riuscire ad arrivare alla prima tranche di soldi che potremo quindi effettivamente vedere a giugno. E poi naturalmente è toccato al capitolo lavoro, dove sotto la apparenza di dover proteggere tutte le categorie di tutti quanti i lavoratori, in realtà Draghi ha detto diciamo, quasi in modo soffice che in realtà non tutte le attività economiche andranno protette indifferentemente, qualcosa dovrà cambiare. Dovrà cambiare soprattutto quello che Draghi tendeva a sottolineare e come le aziende, quelle che sono le aziende zombie, sono quelle che non possono essere più portate avanti, non possono, non, che sono appunto zombie perché non possono continuare a sopravvivere grazie al sostentamento, ai sussidi da parte dei governi, ma che dovranno quindi bisognerà soprattutto incentivare e promuovere le aziende che già prima della crisi erano fortemente già solide o comunque stabili e che quindi sono queste che vanno incentivate e che vanno tutelate. Per coloro che hanno una memoria piuttosto a breve termine, comunque che non sia così labile, questo discorso ricorderà già il rapporto dei 30, che è stato di circa 2 mesi e mezzo fa, quando ancora il nome di Draghi quasi aleggiava un po' all'interno delle sfere parlamentari, ma non ancora si era delineato come possibile uomo del governo, perché la crisi non si era effettivamente aperta. Ed ecco, già in quello stesso rapporto del gruppo del G30, dove appunto si stilava queste linee guida per i governi, quindi queste linee guida programmatiche, ecco, Mario Draghi sosteneva che in realtà quello che in questo momento i governi dovessero fare era quello di assecondare la distruzione creatrice dei mercati, ossia il fatto che non bisognava ostacolare, ma assecondare i meccanismi selettivi del libero mercato, quasi come a dire che insomma che Darwin non passa mai di moda, e per questo insomma attraverso questa
selezione naturale delle aziende, queste dovevano soltanto quelle appunto ben più solide, ben più già ben più ancorate, dovevano essere salvate, mentre tutto il resto non bisognava opporsi alla loro lenta distruzione. Tant'è che nel suo discorso mi è sembrato quasi che Draghi parlasse di una lenta eutanasia per la maggior parte per queste aziende che sono appunto poco solide, come, anche se poi bisogna capire qual è il confine tra la solidità pre-pandemia e post-pandemia, come decretiamo il prima e il dopo o la possibilità di resistere a galla durante questo periodo. Ma ciò che ci interessa capire all'interno di questa concezione della distruzione creatrice di cui Draghi si fa portatore, naturalmente una teoria economica che non appartiene a lui, ma che egli appunto riporta in voga, è capire che cosa succede a tutti quei posti di lavoro di queste lente aziende che devono essere accompagnate verso la fine. Cosa bisogna fare di tutti i posti di lavoro che caratterizzano queste imprese? Non ci è dato sapere. Sempre secondo questa teoria, in realtà, nel momento in cui si distruggono queste aziende che ormai sono, appunto, sono barche che naufragano, morti che camminano, i lavoratori devono, diciamo così, andare, bisogna assecondare la loro uscita da questo tipo di mercato per essere poi riallocati in quelle aziende virtuose o solide che già esistono o che verranno ad esistere. Ad espandersi nei nuovi posti di lavoro. Quindi, diciamo così, questa sorta di circolo virtuoso che non si capisce qual è il meccanismo di creazione, una sorta di spontaneismo del mercato. Non sono ferrata della materia, ma ascoltando altri economisti o studiosi della materia che sono a cui faccio riferimento e che provo a seguire nei ragionamenti, non mi pare che questo automatismo sia così efficace, soprattutto sia così sicuro a venire. Quindi questa è una delle note di Draghi che più mi ha colpito ed ecco perché questa canzone della banda Bardot che apre questa nostra giornata. Non soltanto per salutare Enriquez, forse abbiamo scelto la canzone che non dà più onore a questo gruppo storico che per molti di noi è stato l'apripista, l'apripista è stato il gruppo che ci ha fatto già annusare l'idea di un mondo differente, di guardare al mondo con occhi diversi e soprattutto di poter costruire un futuro con collettivo diverso. Però questa canzone l'abbiamo scelta questa mattina perché ci fa pensare a questo costante tentativo di impegnarsi, di essere produttivi, di essere più capaci, di migliorarsi, di cambiare, di rimodellarsi, oppure l'odioso termine che ancora adesso viene utilizzato, che è appunto dell'essere resilienti, sapersi adeguare alle situazioni ed essere adattivi rispetto alle richieste del mercato, cosa che giustifica la parola tanto usata in voga in questi giorni, che appunto politiche attive, questo costante investimento, questa nuova idea che sembra aleggiare nei nostri palazzi, che a me non sembra tanto nuova, l'idea di questo grande investimento sulle politiche attive. Dagli interventi di ieri mattina, dalle 10 all'incirca fino alla mezzanotte, questa parola ha riecheggiato più e più volte all'interno dei palazzi governativi. Ecco perché quindi la scelta è stata, diciamo così, è stata ispirata da questa giornata. Quindi, se queste sono le parole di Draghi, se queste sono le sue prospettive, già prima di essere capo del governo, ma quando consigliava ai governi la linea guida, questo ci fa capire dove, diciamo così, dove è intenzionato a portarci. Ed è qui dunque che ci sorge un'altra volta spontanea la domanda che ci facciamo qualche giorno fa: come quest'uomo riesce, quest'uomo con la sua compagine governativa, che chiaramente non siamo facili, diciamo così, alle personificazioni, ma per indicare chiaramente gruppi di potere e di interessi che in questo caso assumono il volto. Il nome di Mario Draghi, ma che sappiamo essere molto più ampi e non sono certo individuali. Come farà questo uomo, questa compagine governativa, quindi a tenere insieme tutte quelle controparti che fin questi giorni erano così entusiasti già del loro operato, prima di conoscere naturalmente l'intento programmatico? E mi riferisco prevalentemente ai sindacati, poiché sappiamo che il ministro Orlando ha incontrato nuovamente le parti sociali, anche le più piccole. Facciamo l'esempio di USB, così come ha incontrato le controparti industriali che però non hanno gradito questa separazione delle consultazioni perché pare che si apre appunto una voragine, un nulla di confronto tra questi due componenti che invece devono avere un terreno comune.
Orlando, insomma, ha incontrato le parti comuni e dovrà capire come destreggiarsi tra le richieste di chi chiede un blocco dei licenziamenti tout court per tutti i settori, senza differenziazioni, proprio per evitare l'esodo di migliaia di lavoratori, nonostante quelli che già abbiamo perso durante questo blocco dei licenziamenti, quindi durante la pandemia, e chi invece, come, come gli uomini di Confindustria, Bonomi e lo stesso vicepresidente, hanno chiesto in questo incontro, cioè di differenziare i licenziamenti e di permettere invece a quelle aziende che non sono, non sono quelle aziende a quei settori che non sono chiusi per legge di poter andare avanti con le ristrutturazioni. Ecco, questo è un altro nome come resilienza che vuole nascondere dietro questo falso nome un processo che significa appunto decostruzione, smantellamento non soltanto delle forze lavorative e della perdita di posti di lavoro, ma probabilmente anche le vecchie modalità di lavoro con cui siamo abituati a guardare posti di lavoro, creare una nuova classe lavoratrice che non mantenga le stesse condizioni, lo stesso status quo di quelli che sono in uscita. Ecco, devo dire che ho trovato una citazione di Orlando che mi ha fatto molto piacere. Cioè, a proposito di, per quanto riguarda a proposito di reddito di cittadinanza e di politiche attive, che naturalmente sono osteggiati, scusatemi, dagli uomini di Confindustria, che dicono appunto che l'investimento deve essere fatto sulle politiche attive e non sul reddito di cittadinanza o altri simili palliativi che non fanno altro che che rendere appunto improduttiva la massa di lavoratori e che quindi vanno assolutamente cancellati e reinvestiti appunto in politiche differenti. Mi ha fatto molto piacere l'affermazione di Orlando che pare abbia detto che quando gli altri prendono dei soldi li chiamano sussidi, quando invece poi li prende l'impresa allora si parla di contributi alla competitività. Ecco, spero che questo barlume di Orlando che diceva queste affermazioni quando però si trovava all'opposizione a sinistra del suo stesso partito tendente a destra, si ricordi di queste affermazioni nel momento in cui dovrà destreggiarsi nella scelta di come procedere alla dilazione dei licenziamenti e di come appunto ristrutturare gli ammortizzatori sociali, perché questo è anche il cuore dello scontro che si sta avviando adesso con la classe patronale. E a proposito degli scontri che stanno avvenendo all'interno del nostro paese, una notizia che ci è giunta ieri è che appunto l'Europa pare abbia messo in conto la possibilità di produrre i vaccini all'interno anche di altri stati, in Italia stessa. Il tentativo però è quello non di liberare naturalmente i brevetti, ma di permettere di far sì che le aziende vendano i brevetti anche ad altre aziende locali affinché queste possano produrre sul territorio nazionale. Ecco, naturalmente quello che noi ci saremmo aspettati non era assolutamente una nuova elargizione di denari pubblici, ma non perché naturalmente i vaccini non debbano essere finanziati, ma perché ciò che non deve essere ulteriormente foraggiato è il grande strapotere, il grande introito delle grandi corporazioni che ricordiamolo sempre ancora sono riusciti a produrre con una grande capacità e velocità questo vaccino anche grazie agli investimenti che sono arrivati dagli stati, anche grazie agli investimenti che sono arrivati dall'Unione. Quindi perché chiedere ancora un pagamento del brevetto? Dobbiamo assolutamente chiedere e pretendere la liberazione dei brevetti affinché possano essere e diventare patrimonio comune e affinché appunto si possa arrivare ad una produzione anche su altri territori nazionali, che permettano quindi di assolvere alle problematiche con cui ci stiamo scontrando. Allora, qual è la problematica per cui si inizia a pensare, a solleticare solo l'idea che possano essere prodotti dei vaccini all'interno degli stati nazionali, o precisamente l'Europa sta vedendo su quali territori nazionali si possono produrre e l'Italia è tra questi territori perché all'interno di fatturato di aziende farmaceutiche è seconda soltanto alla Germania. Quindi diciamo non si stanno muovendo certamente nell'ottica di liberare i brevetti diciamo così, dalla proprietà intellettuale per permetterne la diffusione. Perché abbiamo un rallentamento all'interno del nostro stato, della nostra campagna vaccinale? Sappiamo che il vaccino di Johnson & Johnson ha chiesto l'autorizzazione e l'EMA probabilmente la concederà, ma se ne parlerà semplicemente a metà marzo. Il vaccino degli americani della Moderna è in ritardo.
E quindi abbiamo un ritardo anche sulle consegne che potrebbe essere recuperato a marzo. E lo stesso vaccino dell'AstraZeneca adesso si sta spingendo affinché possa essere sottoposto anche agli over 55. Ricordiamoci che l'AstraZeneca era l'azienda anglo-svedese che ci disse, insomma, che non aveva alcun tipo di obbligo nei confronti degli stati dell'Unione Europea, ma che avrebbe fatto semplicemente di alcuni stati dell'Unione Europea, ma che avrebbe fatto il massimo per poterli fornire, non che avesse condizioni di stringenza o di obbligo nei confronti di questi stati, tant'è che la vedemmo elargire in modo più veloce e rapido i paesi dell'Inghilterra, che erano quelli che avevano pagato di più e più velocemente. Adesso questo vaccino è poi sottoponibile anche all'over 55, cose su cui inizialmente l'AIFA aveva posto delle remore per una questione di efficacia su questo tipo di fascia della popolazione. Comunque sembra che si stia muovendo qualcosa. Naturalmente non nella direzione che noi più auspichiamo, ma attenzioniamo questo processo per poter spingere e continuiamo a firmare per la petizione affinché i brevetti possano essere liberati. Cosa che si pone quanto più importante se pensiamo che proprio di ieri la notizia che è uscita questa, quella che è stata definita una variante napoletana, in realtà una variante che appunto è nuova perché combacia soltanto per una parte con quella inglese, ma che presenta delle novità. E come giustamente dicevano i medici se non mi sbaglio, del Cotugno, che il tentativo è quello di vaccinare quanto più velocemente possibile tutta la popolazione mondiale, perché questi sono virus che si modificano velocemente e quindi quanto più velocemente noi vacciniamo la popolazione mondiale, tanto più siamo capaci di arginare la capacità di questi virus di cambiare. E appunto sottolineiamo la popolazione mondiale, perché ad esempio la variante napoletana deriva da una persona che ha girato in diversi stati dell'Europa. Quindi non soltanto e prima di tutto dobbiamo vaccinarci in maniera collettiva e mondiale per preservare e tutelare la salute mondiale di tutti, ma anche per evitare permettere un contenimento e per evitare un più veloce e rapido sviluppo di queste delle diverse varianti. Ma soprattutto perché? Perché nel frattempo abbiamo anche, diciamo così, possiamo dire, dei modelli auto-organizzativi, come quello, ad esempio, del nostro presidente, di uno dei nostri presidenti regionali, che è Zaia. Non so se avete letto in questi giorni, appunto, che Zaia pare volersi muovere in una sorta di direzione autonoma di approvvigionamento dei vaccini, quasi a voler realizzare il motto morattiano per cui quanto più si è produttivi, quanto più bisogna essere vaccinati, per cui Zaia pensa bene di poter procedere alla ricerca di vaccini che possano approvvigionare esclusivamente la sua regione, non curandosi assolutamente di una dimensione nazionale. La risposta di Zaia a chi replica che naturalmente non può essere assolutamente così e che i contatti che lui stesso riferisce di aver avuto possono soltanto derivare o da una partita che è fallace di questi vaccini e che quindi vengono spacciati come per buoni, o attraverso un mercato sottobanco che deriva da diversi paesi extraeuropei o comunque su un mercato in zona grigia, perché le aziende hanno fatto esclusivamente accordi con gli stati. A chi replica questo, a chi come Crisanti replica a Zaia di non avallare un mercato grigio dei vaccini, appunto perché per averne uno nazionale e mondiale che tuteli tutti, Zaia risponde che in realtà non c'è alcun divieto per le regioni di dover cercare e potersi approvvigionare, perché l'accordo è stato appunto fatto tra le aziende farmaceutiche e gli stati membri, non certamente con le regioni. Insomma, Zaia riesce a dirla sempre, a spararla sempre più in là, diciamo così, a privarci di qualsiasi tipo di forza, di poterlo ascoltare, di poter tollerare ancora la sua presenza sul territorio, sul territorio italiano. Insomma, queste sono le notizie di questa giornata. Aspetteremo insieme anche il voto che arriverà alla Camera. Mi dispiace se mi sono dilungata un pochino in questa trasmissione, in questo caffè della mattina, ma come vedete gli argomenti sono tanti. Vi auguro una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Quarantena, a tutti gli ascoltatori che ci saranno poi in differita su Radio Gemini, e a presto. Ci risentiamo con le nostre trasmissioni pomeridiane e per i soliti caffè della mattina. Un abbraccio a tutti da Ludovica.